Buongiorno a tutti, ma bene, molto bene come sempre. Certamente c'era all'inizio settimana un po' d'amarezza, più che altro per il risultato, insomma le modalità che arrivano al secondo tempo, però dopo i ragazzi hanno reagito, no bene, ci siamo guardati anche lunedì, ci siamo ritrovati, abbiamo esaminato il tutto e niente, siamo pronti, non vediamo l'ora che arrivi domani per riandare in campo e siamo sicuri che faremo una grande prestazione. No, abbiamo provato qualcosa, tutto quanto, però domani dopo lo vedremo, perché come non ci danno i vantaggi gli altri, non li diamo neanche noi, però sicuramente può darsi qualcosa faremo, ma non stravolgeremo niente, perché non può essere un passo, un episodio, come lo chiamo io, che può cambiare tutto quello che abbiamo fatto fino adesso. Dobbiamo essere equilibrati nel bene, prima di domenica, e nel brutto, dopo la sconfitta di ieri. Noi dobbiamo avere equilibrio, perché se non abbiamo equilibrio diventiamo come una squadra di calcio. La squadra di calcio deve essere equilibrata, razionale, e noi dobbiamo essere così. No, c'è sta qui, in parte ce l'ha dietro le spalle Custinetti, perciò allora si è girato e mi fa piacere questa cosa qui. Vede che noi sorprendiamo un po' tutti. Col mister c'è un rapporto straordinario in tutte le squadre che sono andato, mi è venuto sempre a trovare. Doveva venire ancora prima, però per problemi suoi di famiglia è venuto adesso, non c'è nessun problema. Poi noi sorridiamo perché il calcio per noi è gioia e per me è un maestro di vita e di calcio. Però come dice lei, no, ha fatto un gran piano qua, non solo qua, a Reggio, a Empoli, abbiamo fatto bene a Grosseto. Però poi il calcio, anche gli addetti stampa si dimenticano molto presto di chi ha fatto bene. Loro giocano in modo, non dico speculare, però poi hanno lottato nelle ultime due partite che ho visto, sia San Giovanni e domenica, un 3-5-2 in fase che è un 5-3-1-1 in fase di non possesso palla. E poi hanno Remorini che viene a fare il trequartista con i quinti che vanno a fare le punte. Però noi dobbiamo avere la nostra filosofia, la nostra personalità, la nostra voglia di giocare, la nostra voglia di imporre il gioco. Gli altri li rispettiamo, come dico tu sempre, perché se non rispetti gli avversari vuol dire che sei arrogante. Noi non siamo così, però dopo noi abbiamo la nostra identità, la nostra filosofia di gioco, e noi dobbiamo ripartire sempre da quello, perché nelle altre partite, anche domenica, quante palle con l'abbiamo costruite? Tantissimo, vuol dire che abbiamo un'identità. Poi in una partita come domenica, iniziando per me, l'abbiamo interpretata male, il risultato è negativo, ma tutto quello che abbiamo fatto prima non va dimenticato. Sì, Paride, è pronto, si è ripreso, potrebbe essere impegnato domani. È come tutti gli altri, come Panatti, come Nello, come tutti. E quello che io dico, poi noi abbiamo un costume, ma iniziando da me, no? Che poi chi non partecipa ha sempre ragione. Non è così, perché io penso che non ci sia un allenatore che si dia una zappa sui piedi, diciamo, per essere teneri. Un allenatore li allena tutti la settimana, li vede e cerca poi di trovare soluzioni anche per quelli che sono gli avversari. Paride è tornato, ha superato quei piccoli problemini che aveva, adesso sta bene e da domani penso che possa essere utilizzato. Io ho parlato con lui mi ha detto: no, mi sto a posto, il mio ruolo attuale è da difensore centrale, negli ultimi anni gioco là, e poi noi abbiamo sempre in Serie D, vi ricordo che la prima cosa che dobbiamo fare è mettere gli under, e gli under sono so 4, perciò sono 4 undicesimi, però Paride è pronto e domani ci potrà dare una grossa mano.